siamo nel bel mezzo della seconda giornata di questo Fionni Summit, chiedo un tuo feedback e poi, per entrare un po' nello specifico, che progetti ci sono per il 2018? Sì, siamo ormai alla settima edizione a cui partecipiamo, siamo molto soddisfatti, è sempre interessante conoscere di persona il mondo della consulenza indipendente e provare a capire quali sono i bisogni. Progetti per il 2018 sono sicuramente continuare a investire su tutta una serie di servizi digitali e non che vadano ad aiutare i consulenti indipendenti nella gestione dei prodotti che noi distribuiamo, nella fattispecie certificati di investimento ed obbligazioni. Quindi questo è quello che chiedono maggiormente, diciamo, i Fionni per i propri clienti, vista anche la sempre maggiore domanda di consulenza indipendente a questo punto di vista. Sicuramente noi, in quanto distributori di prodotti di investimento, ci siamo resi conto che la domanda finale non è più solo di un prodotto, ma anche di tutta la serie di servizi che vanno ad accompagnare il prodotto. Come diceva forse Paolo Sironi ieri, è importante dare a disposizione tutta una serie di servizi digitali che vadano ad aiutare il professionista nella sua relazione quotidiana con il cliente, con l'investitore finale.